Perché avvengono le rivoluzioni? Commento. L'effervescenza che nel corso della storia si manifesta nelle popolazioni non è affatto un caso, ma ha la sua causa nella legge d'evoluzione. Questa effervescenza che è dapprima inconscia, una vaga aspirazione verso il meglio, un bisogno sempre più pressante di cambiamento, si trasforma poi in un'agitazione sorda e poi in una eccitazione collettiva che porta alle rivoluzioni, che hanno anch'esse la loro ciclicità, come le malattie e la febbre del corpo fisico, poiché nel tutto uno, tutto si ripete sia nella collettività e sia nel singolo.